Anche il weekend, mi raccomando. Non avevo attivato il microfono. Rifacciamo! Rifacciamo, Ciao a ciao! tutti! Sabato! Anche oggi in diretta. Ok. E stavo dicendo, Sì. ridico, oggi in diretta, ma il weekend bisogna non lavorare e, aperta e chiusa parentesi, lavorare da casa non è una buona scusa per lavorare il weekend. Non cadeteci. Se il computer è a casa con voi, non guardatelo e fate altro. Però, perché siamo qua? Siamo qua perché, appunto, questa settimana abbiamo lanciato un'iniziativa che si chiama Adotta una libreria. Cosa vuol dire questo? Che ogni giorno fino al 26 noi come Eris adottiamo una libreria o una fumetteria, appunto, del territorio. Questo cosa vuol Sì. dire? Tutti gli acquisti che ogni giorno vengono fatti dal nostro sito è come se li faceste direttamente in negozio in fumetteria, ogni giorno in una libreria o fumetteria diversa. Ovvero noi garantiamo alla libreria e alla fumetteria il normale sconto e quindi il normale guadagno che loro avrebbero quando lo vendono direttamente in negozio. E Yes. questo ci sembrava molto importante perché in questo momento in cui oramai è difficilissimo fare i ricarichi, il grosso delle librerie e delle fumetterie sono chiuse, in verità tanti si stanno organizzando per fare appunto spedizioni o consegne a domicilio, ma comunque i ricarichi in libreria sono sempre più difficili, Sì. quindi molti iniziano a esaurire, no? Alcuni titoli. Noi non riusciamo a ricaricarli perché è tutto un po' fermo e quindi è giusto che se qualcuno voglia comprare un libro dal nostro shop online lo possa fare tranquillamente senza danneggiare i negozi e le librerie fisiche, che sono Yes. quelle che lungo l'anno in realtà ci permettono di vivere, ci permettono di essere chi siamo. Sono loro che in questi anni con il loro lavoro hanno fatto sì che il pubblico ci conoscesse, scommettendo su di noi, organizzando presentazioni. La cosa più importante è che in questi 9 giorni abbiamo scelto, insomma, 9 realtà un po' sparse in giro per l'Italia per riuscire a coprire un pochino tutto il territorio. Sono quelle, insomma, con cui collaboriamo in modo più stretto da più tempo. Ce ne sarebbero tantissime altre con cui collaboriamo, che amiamo tantissimo. Abbiamo dovuto fare una selezione e abbiamo voluto appunto dare un occhio di riguardo anche alle fumetterie e soprattutto quelle del territorio, come quello piemontese o lombardo, che risentono da più tempo della situazione, che stiamo vivendo, perché già prima della chiusura totale imposta dal governo, comunque con quelli che erano i decreti regionali, avevano avuto quasi, insomma, potendo restare aperti, avevano avuto veramente uno stop perché la gente aveva già iniziato, no, a non uscire più di casa, non andare a lavorare. Quindi, come dire, sono in sofferenza da un pochino più Poi ci tempo. sarebbe anche, magari volendo, un'altra questione da affrontare, ovvero la differenza, tra fumetteria e libreria. Le librerie ovviamente possono prendere i libri con, diritto di reso e quant'altro dai distributori, invece il sistema che gestisce le fumetterie è un po' diverso. Quindi tendenzialmente di solito quello che la fumetteria ha in negozio è comprato e non può essere mandato indietro. Però, Esatto. per farci spiegare tutto meglio, andiamo a sentire Alessio e Lucia di Belleville. Vediamo se ci sono. Eccoli! Ciao! Ciao. Allora, fumetteria Belleville Comics di Torino, Yes! gestita non da torinesi, No, da Pisa! da pisani. Già avevamo già iniziato il telelavoro. Da Pisa gestivamo un negozio a Torino. È così, è uno. Allora, da quanti anni esiste un po' Belleville Comics? Raccontateci un po' la storia di questa Tanto vi fumetteria. saluta anche Giango se Sì, sentite. non Ciao so se Giango. lo sentite in sottofondo, ci teneva. Ciao, Vai, ciao. inizio io. Dunque, ci siamo trasferiti a Torino appunto da Pisa nel 2010 e abbiamo aperto, che era fine estate. Agosto 2010. Sì, quindi ora sono quasi 10 anni. È stata un'esperienza totalmente nuova per noi, perché in realtà, vabbè, io ovviamente ero molto appassionata di fumetto, Alessio anche, io disegnavo e già quindi ero molto legata a tutto il mondo, però
diciamo che come commercianti e librai abbiamo No, iniziato da zero. sì, abbastanza casuale come... Sì. No, Abbiamo scusate, c'è... trovato, in realtà la fumetteria era in vendita, noi abbiamo ereditato una precedente da una precedente gestione e gli abbiamo cambiato nome e abbiamo un po' iniziato il percorso. Come si chiamava Come prima? Tappabuchi. si... Tappabuchi. Sì. No, no. Autori che già la frequentavano lo ricordano bene, perché esisteva da tanti anni, Sì. io penso che ne avesse già più di 10 il negozio. Sì, noi siamo l'ultima gestione, ma credo che ne siano passate almeno tre prima di noi e di sicuro noi abbiamo cambiato un po' delle cose, ovviamente poi Sì, credo personalizzandola, che... cambiando, dandogli un'altra identità che ovviamente è data dai nostri gusti, perché comunque c'è un'impronta forte di quelle cose che ci piacciono a noi, ovviamente. Allora, prima di parlare di queste cose, che sarà interessante andarle un po' a raccontare a chi non vi conosce, arrivano, piovono messaggi in Saluti da chat. Facebook. Eugenio Frittolo vi dice amori di zia. Vi saluta. Lui in realtà vuole vedere i gatti. Sì. Le faremo poi una live privata solo con i gatti. Vi saluta anche Tubi. Tubi. Ciao Tubi. Salutate Ciao. tutti. Noi non vediamo Facebook in questo momento. Sì. Allora, dicevate un taglio vostro, molto personale, che penso che sia la prima cosa che chi entra, insomma, da Belleville se ne rende conto, no? Nel senso che oltre a quella che è la normale selezione di manga e via dicendo, È la supereroi, base, penso, per cui... in Beh, realtà c'è tantissimo di più. intanto, secondo me, si nota subito che ci sono tutti i miei manufatti in giro, zombie all'uncinetto e cose di vario genere. Uno dei motivi per cui anche abbiamo preso il negozio è che io avevo tutta questa serie di cose fatte a mano, al di là appunto dei fumetti miei e delle autoproduzioni, anche proprio di oggetti, che quindi fanno tanto da arredamento nel negozio. Quindi già esteticamente l'impatto lo vedi subito. Sì, poi ovviamente una differenza è la grande possibilità dello spazio che Sì. abbiamo, la misura, e quindi possiamo dare lo stesso peso a tutte le cose senza dover per forza sacrificarne una rispetto a un'altra. Quindi c'è tantissimo spazio per il fumetto commerciale. Passatemi il termine, insomma, però le cose Certo. appunto diciamo più conosciute. Questo però non toglie spazio a tutto invece il fumetto, all'underground italiano o straniero, e quindi diciamo che questa cosa qua già crea comunque cioè c'è spazio per tutti, ecco. Sì, è Questa è la abbastanza cosa. completa, volendo la selezione. Poi ovvio che noi preferiamo e stiamo attenti a essere riforniti di graphic novel e quel tipo di cose lì, però c'è tutto. Tra l'altro, da voi si possono trovare appunto anche libri in lingua. Sì, abbiamo la possibilità di far arrivare dall'America, quindi tutto in lingua inglese in Sì, realtà. non so come mai, cioè in realtà abbiamo provato negli anni con la Ai francesi distribuzione sono francese, però complicati. non è facile e rispetto a tutta la produzione americana. Non è distribuita da un distributore italiano. Cioè, banalmente, il catalogo di editori come Marvel, dalla Marvel al più piccolo americano che fa graphic novel, che fa appunto fumetto d'autore, sono tutti comunque disponibili dai distributori italiani. Con Mentre dei tempi un po' con più dei tempi lunghi, diversi, certo. ovviamente, non settimanali magari, però mentre il fumetto francese, che comunque ha tanto, non siamo mai riusciti a farle arrivare. Però sì, in generale le cose in lingua originale cerchiamo di tenerle, perché fino a poco tempo fa c'era anche tanto scarto fra l'uscita in lingua originale e quella italiana. Quindi magari appunto se qualcuno aveva fretta, voglia di leggere una cosa, era importante avercela. Ora i tempi si sono un po' accorciati e
però insomma è importante. Però Poi, prendiamo le cose fantagrafiche, Joan sì, Corry. non necessariamente novità, cioè ci sono delle cose di catalogo che cerchiamo di tenere sempre perché secondo noi ne vale la pena. Intanto vi salutano anche Giulia Sagramola che manda tre cuoricini rossi. Ciao. Juan Scassa chiede: avete Yokai Wiki? Yokai Watch Watch. vuole, ho capito. Sì, comunque penso di sì. Sì, Yokai Watch ce l'abbiamo. Certamente. Sì, Sì. è un manga. Ora lo compra Ora davvero. lo prende, però. Ora l'ha Glielo chiesto. faccio, glielo Sempre qua ne spedisco. chiede se la diretta è fatta col computer. Sì, volevamo farla col telefono, però quello a gettoni non permette. La videochiamata. Non ancora, non ancora. Invece, sempre per parlare appunto di quello che tenete in fumetteria, avete anche una discreta selezione di autoproduzioni. Sì, assolutamente. Sono sempre state cose che abbiamo cercato di raccogliere andando ai festival direttamente, dalle varie piccole realtà delle autoproduzioni. I primi anni abbiamo anche continuato noi a Sì, stampare, vabbè, ovviamente Amenità, il l'abbiamo fatto secondo insieme. numero, Yes. esatto, coprodotto Sì, con avevamo, voi. insomma, no, noi, cioè, ora è strana questa chiacchierata fatta perché in realtà ci conosciamo da anni, quindi è cioè, sembra che stiamo a parlare sul niente, no? Però sì, in generale, cioè, così come notizia generale, noi e Aris ci conosciamo da tanto, abbiamo fatto organizzato insieme tanti incontri come SBAM Libri in Faccia e abbiamo fatto anche un'autoproduzione insieme di un'antologia Tra l'altro è stata la nostra Primissima Lucca. prima pre-Lucca, Sì, che che abbiamo scottato un nella telfa. pezzettino nella self-area con Amenità Fantasmi. Sì. Vedi che tutto comunque è cominciato per merito dei miei fumettisti che ci hanno unito. Tutto torna, insomma, gira gira. L'autoproduzione c'è sempre stata come anche questa con uno spazio suo, non è sacrificata. Ovviamente poi negli anni è successo che alcune cose si sono perse per strada, altre sono passate da una dimensione più do it yourself casalinga a essere qua degli editori, cioè con tutti i crismi, nel senso, no? Però Però cerchiamo cerchiamo di comunque. mantenere sempre la disponibilità di un po' di Sì, titoli sì, di sì. editori completamente autoprodotti, ecco. Tra Cerchiamo. l'altro, voi appunto citavi SBAM, sono comunque tantissime le iniziative che avete fatto in questi anni, cioè se ci penso sicuramente ne dimentico, però appunto tra i vari compleanni di Belleville, quindi con un calendario fitto di iniziative concentrate in pochi giorni, a presentazioni, cose più sparse, mostre, e poi appunto tutta l'iniziativa di SBAM. E io stamattina condividendo il post di Facebook su Adotto una libreria dicevo che spesso la gente partecipa agli eventi, quindi arriva, si siede, fruisce e poi torna a casa, mettiamola così, e non si rende conto quanto lavoro c'è dietro. No, vabbè, in Ce n'è generale un po', sì, è vero, ce n'è. ce n'è un Sì, po'. beh, certo, sicuramente. In questi anni abbiamo iniziato facendo forse di più rispetto all'ultimo anno o due, sinceramente. Un po' proprio anche per questo motivo, perché in effetti gli eventi di quel tipo che comunque hanno bisogno di una cura nella comunicazione, nell'organizzazione, nel far quadrare gli impegni di tutti, appunto richiedono tanta attenzione. Sì. E in effetti, Ci sono momenti in cui magari io sì, devo a disegnare volte di magari più. ti mancano un po' le energie, in Lui deve andare a effetti. suonare, se non siamo tutti e due al 100% su sta cosa perché abbiamo altri impegni, è difficile. È vero, sì, sono. Ora, stavamo per ripartire, abbiamo dovuti cancellare Sì, ne tantissimi. avevamo fissati un po', ma sono Pensa tutti la noia che sto saltati. provando in questo momento, mi fa pensare che mi manca fare SBAM. Pensa a questi momenti. Sì, avevamo fissato un po' di presentazioni,
però appunto sono Va tutte, bene, le sì, recupereremo. tanto i libri non scadono, No, no. quindi la cosa importante è, cioè, mantenere, secondo me, la cosa importante anche di questa cosa che state facendo il senso è di mantenere una rete, di mantenere attiva la cosa, no? Yes. Cioè, di tenere le persone comunque in contatto. Quindi, appunto, il lavoro delle presentazioni era bello per far conoscere alle persone i libri, ma anche per far entrare in contatto librai, autori, editori. C'è, cioè, un modo che comunque serve per lavorare in un certo modo, che penso sia un modo che piace a noi e anche a voi. Sbaglio, avete fatto anche dei concertini in fumetteria? Sì, e Dovevamo farne anche lo un volevo salutare altro ora. la Società Italiana Autori Editori. Un saluto particolare alla SIAE. Perché richiedono un permesso? Volendo, ma anche no. Beh, No, in comunque. realtà tra le altre cose particolari della fumetteria è che appunto da un lato è anche un po' lo studio di Lucia, ricordiamo, fumettista con all'attivo tre graphic novel, oltre appunto alle numerosissime autoproduzioni, e intanto sta lavorando su un grosso nuovo Il grafico, volume definitivo. esatto. Madonna. E quindi anche quello, no, sono comunque due cose che fai combaciare, no? Il fatto di comunque avere un regno di sopra, quindi questo soppalco di... Mondo di sopra e il mondo di sotto. Esatto. Certissimo, ci avevo mai pensato. Sì, il soppalco del negozio che è bello grande, c'è la scrivania mia, che è il mio studio, e quella degli ospiti. Su cui sono passate a rotazione diverse persone negli anni, che è sempre bello anche averci Sì, ospiti a ogni disegnare. tanto c'è qualcuno che magari Tonetto va fa finito un libro lì, no? Comunque sì, Ho avendoci un vari gruppo amici animato. o che lavorano più o meno nell'ambito, o che magari fanno i grafici, ogni tanto capita che qualcuno per un po' viene lì, passa del tempo, si è sopra, in effetti c'è tutto il suo lavoro, c'è il suo laboratorio, e questa roba permette ulteriormente, alimenta quello scambio che dicevamo prima. Fumettisti siete sempre benvenuti. Tra l'altro mi fa ridere perché avendo tu la fumetteria, in realtà sei una delle poche persone che in questi giorni alla domanda come sta andando non mi ha risposto: boh, sto a casa, disegno, non è cambiato assolutamente nulla. Sì, allora devo dire che avevo fatto i 10 anni dell'università, che ero molto abituata in realtà a questo stile di vita qua, della giornata in pigiama. 10 anni passati così, non c'ho nessun problema riguardo, però ora in realtà il negozio mi aveva anche dato invece un ritmo diverso di lavoro, cioè io ero abituata che comunque mi vestivo, andavo a aprire il negozio e disegnavo lì, in un orario molto inquadrato, quasi un po' più appunto da lavoro. Da ufficio, cioè, Sì, riuscivi a farlo con un orario quasi. e quindi qui in casa faccio un pochino più fatica perché mi ridistrago, perché ci sono un sacco dei gatti. Sì, ti capisco tantissimo. Anch'io ho i faldoni di Eris che mi aspettano, e poi tipo guardo i faldoni, mi giro, vedo i gatti e dico: oh no, e faccio veramente fatica a essere precisa. Sto producendo, sono tranquilla, me la gestisco ancora, ma anche perché è passato pochissimo. Ne riparliamo tra un Sì, po'. secondo me per il risvolto psicologico serio lo Aspettiamo un vogliamo pochino. fare. Sì, Però. sì. E invece secondo me l'altra cosa poi interessante, visto che ieri si chiacchierava con Inferno Store, con Claudia, e loro appunto parlavano di quello che è il loro negozio e quindi del tipo di cultura che diffonde Inferno Store, che non è appunto solo libri e fumetti, ma anche tantissima musica. E ci raccontavano che loro, come libraie e gestrici del negozio, di questo negozio di dischi e libri, sono anche musiciste, cosa che in realtà vale anche per te. Quindi siete un bel, per te Alessio. Per te Alessio, cioè sei una fumettista e... Sì, tra l'altro appunto ora caso vuole che, cioè, Martina e Claudia le conosciamo, cioè, io da un sacco di anni, e il mondo della musica e del fumetto molto spesso è stato, c'ha tanti punti di contatto, vuoi per l'etica di fare le cose dal basso, o almeno appunto per Per quel tipo di l'autoproduzione, musica. per quel tipo di
di cultura musicale, molto spesso sì, si incrociano quelle strade, quindi sì, in particolare poi con Inferno, appunto, ci sono stato un mese fa, tra l'altro, ero... Però noi non vendiamo dischi. No, abbiamo mai tenuto dischi. Forse, cioè, quelli che c'avevano. No, ma... Ma, boh, Però eh. no, sarebbe, è comunque una roba che potrebbe assolutamente andare di pari passo, ecco, verso un baratro. Sempre, Negozi cioè, in di realtà. dischi, negozi di libri, cioè mi sembra proprio che sta parlando di un suicidio annunciato, però dritti come una mosca contro il vetro. Pam! No, e tra l'altro appunto l'altra cosa di cui abbiamo chiacchierato in realtà con altre realtà che abbiamo sentito in questi giorni è che questa situazione di crisi nera totale, tutto quanto, arriva in realtà non su un tessuto di distribuzione della cultura, quindi di librerie, fumetterie, negozi simili, che in realtà normalmente funzionano da Dio e va tutto bene, ma già appunto su un comparto, chiamiamolo così, quello delle librerie e delle fumetterie indipendenti, che comunque ha già difficoltà, no? E quindi questo qua appunto è un momento in cui chi legge si deve ricordare quanto è importante comunque sostenervi in quanto librerie e fumetterie indipendenti, perché appunto, come dire, un colpo duro, ma non su una realtà che funzionava, cioè no, non parlo di voi, ma dico in generale, comunque già su un mondo, quello italiano, che aveva già dei suoi problemi. Sì, cioè se noi fossimo ancora più solidi e tranquilli, una, 2 settimane di chiusura non ci turberebbero più di tanto. Invece, ovviamente, penso che sia per noi, ma valga un po' per tutti. È ovvio che vai a intaccare un equilibrio che è già molto precario. Sì. Ma io penso che in realtà le persone ce l'abbiano questa sensibilità di capirlo, che poi ovvio è sempre meglio ricordarglielo, non sono tutta abituata a chiedere io, però No, è strano, è un po' una situazione strana dover ricordare. Battere su questo discorso, no? Cioè il fatto di far capire la cosa che dicevi te, che comunque una situazione del genere su un'attività molto florida, molto stabile, incide o non incide. Noi, come tutte le altre librerie, siamo sempre lì, no? Come ti dicevo prima, sì, sempre ecco. sull'orlo. Però non, è una cosa che non è strano dover rimarcarla perché... Cioè, penso che tutti riescano a capire che se leggono tutto online a scrocco, poi un giorno non ci avranno più un posto dove andare invece a guardarlo di carta, un Non libro. lo so se è proprio così, ora non vorrei sembrare lo No, mi era stronzo. sembrata molto interessante la lettera che adesso scusate un vuoto mentale che era girata in questi giorni di Mage che Sì. diceva che faceva un appello, no, ai colleghi dicendo: vi ricordate com'era il mondo prima quando non trovavi in nessun modo i fumetti, non c'erano le fumetterie, ovviamente parla della realtà statunitense, e quindi dice colleghi, quindi colleghi editori, se non facciamo qualcosa, se non supportiamo in questo periodo di crisi i negozi, si ritornerà a quel momento lì, no? E quindi credo che se anche, come dire, negli Stati Uniti, in realtà una realtà come l'IMEI, già la sensibilità per rendersi conto, no, della complessità del problema, qui da noi, come dire, credo sia importante riuscire a fare rete, perché se non fai rete, Ah no, vabbè, poi certo, sì. dopo, appunto, i Vabbè, fumetti, come li no? leggi? Per questo, infatti, la vostra iniziativa è assolutamente da lodare tantissimo e penso che sia un modo giusto anche per sensibilizzare le persone su questa cosa e che le possa Sì, invogliare. una roba importante è che, tra l'altro, voi fate non mi ricordo, nel retro di copertina, comunque dove Sì. Il spiegate come funziona. prezzo di copertina Sì. non è scontato. Come funziona tutto? Cioè, poi è lì un meccanismo, sono
tre somme, non è che, no? Gli state spiegando Tra la l'altro, come cosa. dicevamo prima, c'è anche questa differenza tra librerie e fumetterie, ovvero che le fumetterie, per esempio, non hanno il reso. Questo cosa vuol dire? Le Allora, librerie, quando prendono i libri dal distributore, lo pagano a tot giorni e dopo un po' possono mandarli indietro al distributore dicendo: guarda, questo non l'ho venduto. Quello che manda indietro poi viene scalato dall'ordine dopo, eccetera. Invece le fumetterie, questo non. no, è tutto in conto assoluto la fumetteria. Poi è come se fossimo in una sorta di limbo, no? Fra più mondi, Sì. perché poi possiamo prendere dei gadget, possiamo prendere dei libri, perché Periodici da edicola. però poi altre cose no, insomma, siamo in una sorta di limbo. Ma al di là di quello, in questo momento, mi sembra la settimana scorsa o 2 settimane fa addirittura, due grandi distributori da fumetteria si sono resi disponibili a garantire le rese su tutto quell'ordinato durante tutto il mese di tutto quello ricevuto Eccezionalmente per questa per questa emergenza emergenza. possiamo rendere. Poi non so se come si attiveranno sulla lunga distanza. Questo, secondo me, può essere una roba che a delle librerie di fumetto come noi può dare una Sì. mano, insomma, Sì, perché noi ora anche solo le cose che abbiamo comprato il martedì che il mercoledì abbiamo chiuso, sono in teoria, se a cose normali, nostre per sempre e rimarrebbero in negozio per sempre. Quindi già il nostro margine di guadagno è basso. Se poi noi vendiamo 2 su 10 e quindi 8 ci rimangono in negozio, questo può essere un problema. è già Sì, io ho completamente. anche sempre detto, quando in passato si chiacchierava appunto di questa differenza tra le librerie e le fumetterie, che tra l'altro, appunto, se tu entri in una libreria, vedi un paretone pieno di graphic novel, sai che è bello che il libraio, no, voglia dare spazio a quella cosa, ma contemporaneamente, in parte, se gli va male, la clientela non è interessata, no, la può rendere bene o male quella roba. Mentre invece quando uno entra in fumetteria e vede una parete di graphic novel, vuol dire che nel 99,9% dei casi chi ha ordinato quei libri li ha pagati e quindi realmente ci sta scommettendo sopra, che è secondo me una differenza molto diversa, no? Anche pensando agli spazi, alle disponibilità di catalogo. E quindi è molto importante rendersi sempre conto questo quando si entra in una fumetteria e ci si guarda intorno, si vede quello che c'è, sapere, no, questa differenza, che è comunque una differenza di fatto. Sì, è vero, cioè noi dobbiamo sempre essere molto pacati sugli ordini, piuttosto le cose si fanno riarrivare, tanto ci abbiamo le spedizioni 2 volte alla settimana. Però effettivamente cerchiamo di tenere tanta varietà e non quantità, e questo implica che può succedere spesso che uno arriva e noi il libro l'abbiamo finito il giorno prima, Certo. chiaro, Cioè, non poi no, accumuliamo tantissimo in quantità di no, singolo in titolo. generale poi preferiamo averci tanta varietà piuttosto che poi di qualche libro è chiaro che cioè devono esserci un po' più di copie. O una scelta O nostra di di prenderne un tot, puntarci un sì. po', perché appunto poi siamo noi che facciamo la selezione di quello che deve essere il noccio, cioè lo zoccolo duro della libreria. Ci sono cose che ci avremo sempre, no? Compatibilmente con la disponibilità in catalogo. Però. Intanto ringraziamo chi sta commentando, ringraziamo Simone Ardusso che dice: ritornerete più forti di prima come tutte le altre fumetterie e librerie, cuore. Grazie. Ringraziamo anche Marco Corona che dice: sempre a ora di pranzo, mannaggia, oggi polpetta al sugo, ciao e viva le librerie resistenti. Bravissimo, Infatti io ho mangiato prima perché. prestissimo noi. e poi Edo che non ho capito se cercava noi al Sì, mi hanno telefono. cercato Ok. mentre ero in diretta, gli ho detto che ci sentiamo dopo, quindi dopo il pranzo luculiano di cui parla, noi non so cosa faremo, comunque ci sentiamo. Domanda che volevo farvi andando verso appunto la conclusione, tipo per affrontare un po' i personaggi che entrano in fumetteria, le cose più strane che magari vi hanno chiesto. Siamo Ci vuoi sicuri? Sì, Mettercela, sì, eh. sì. Cioè, Vai, vai. abbiamo finito ora di dire che siamo sul baratro, cioè ci sta Si fa dando una spinta esatto. proprio. Andiamo. Siamo No. ragazzi, io sono 10 anni che
Colleziona, colleziona. All'inizio avevo fatto, non so, ce l'avete presente, no? Il libro, quello di L'ultimo disco dei Moicani, no? Il libro sul negozio Backdoor che aveva raccolto tutte le richieste più strane, Sì. no? Il negozio di dischi, vabbè, insomma, banalmente, il negozio di dischi racconta tutte le richieste più strane, le cose più curiose. Che gli erano state chieste durante gli anni. E all'inizio avevamo appuntato un po' di cose. Ora devo dire che c'è un... No, ce n'ho una io per far ridere che sicuramente non ci può incasinare. Allora, la barista del bar accanto al nostro Ah, sì. negozio. E quindi, vabbè, cioè, nel senso ci sono da un po' di anni, dice, avrà capito cosa facciamo. Entra, volevo il rotolino per il POS perché l'ho finito. Adesso la guardia gli fa, sì, noi pensavamo che lei, In siccome prestito, così. ha fatto pomeriggio, esatto, avesse Sì. bisogno. Sicché diciamo, guarda, prova Se questo, va bene, vedi se ti tienilo. va, tienilo, va via, ritorna e fa, ok, ne voleva 10. Ci stiamo regalando, ma noi non li Forse credeva vendiamo. fosse una cartoleria, che poi appunto io gli avrei venduto pure me, ma ce n'avevo due che non è che... Sì. Quindi niente, cioè, nemmeno ogni tanto i nostri vicini capiscono cosa siamo, figurati, Ecco, figurati. un'altra cosa che va Sì. bene, si può dire, una signora è entrata e noi, nota, poco più avanti o poco più indietro, secondo, dove arrivi c'è la libreria della montagna, che tra l'altro è una libreria e casa editrice indipendente, quindi Amata proprio. amata, amatela, Amate. amiamo, quindi ciao libreria della montagna. E, molto spesso quindi veniamo confusi noi con loro con noi. Una signora però non ho capito qual era il nesso, è arrivata e mi ha detto: "Mi scusi, cercavo un libro sugli angeli americani." Ok. Gli angeli americani. Ora io le ho detto: "No, non ce li abbiamo." Però la cosa peggiore non è stata questa, è che Lucia poi si è affacciata e ha detto: "Ma non esistono angeli americani." Quindi siete, volevate buttarla sulla disquisizione filosofica. Cioè, In che senso, angeli vabbè, americani? però cioè, potremmo dire che non esistono gli angeli, però americani non è che stiamo a fare distinzioni. Ma americani del continente americano o O statunitensi? statunitensi? Vedi, Vedi vedi che è che possibile, o possibile. nordamericani. Cioè, come indiani Indiani nativi, americani. quello. Però, insomma, cose così. Poi, molto spesso richieste completamente, cioè, quello che ho notato è che molto spesso le persone tendono a non guardare dove vanno, dove sono e non sanno dove sono. E quindi ti chiedono una roba palesemente fuori luogo, ma Certo. cioè, E di non, solito la premessa è, lo so che non ce l'avete, però ma io lo chiedo io lo chiedo stesso. lo stesso. Allora, in generale quando iniziano con io chiedo, segue cazzata, Sì, cioè sono, sempre, è una lo cazzata, sanno cioè. anche già, esatto. È ovvio che noi comunque possono essere fumetti, possono essere guide turistiche, possono essere manuali di pesca alla trota, qualche mi hanno chiesto, pesca alla trota. A fumetti, no. Sono comunque delle cose così, più o meno, con la carta dentro, Sì, c'è che... una similitudine. Cioè, non è che se mi chiedi appunto la... Beh, una volta una signora, siccome ha visto che sul nostro logo c'era una pipa, mi ha chiesto sigarette. Cioè, Bisogna sempre sì, stare molto spesso attenti. la gente non capisce, è vero che può essere una vetrina curiosa, Tutto diversa, colorato, tutto, non so. colorata. Sì, appunto, ci sono anche tanti boh, giocattoli vecchi Sì. o rob pupazzi fatti da Lucia, però sì, mediamente le richieste sono Io così. chiedo. Io ce ne sarebbero tante altre che vorrei non dire perché... Allora, visto che andiamo in chiusura, facciamo le solite domande di rito che stiamo facendo a tutti in questi Sì. giorni. Solitamente chiediamo una cosa da leggere, una cosa da ascoltare e una cosa da vedere. Allora, visto la vostra composizione, chiederei a Lucia qualcosa da leggere. Ad Alessio qualcosa da ascoltare e poi insieme vi scannate per scegliere qualcosa da vedere. E se facessimo, cioè, secondo me sarebbe meglio il Dai, contrario. non lo Dai, è so. troppo facile così. Cioè, è No, ma chiaro io che non lei... ascolto No, niente. vabbè, dai.
Vai, Luci, No, da da leggere. leggere, allora, cosa ho letto io in questi giorni? Ho letto Misho Kusai Mi so cos'è della Dynit della Dynit, Showcase. che è super bello, che parla in realtà Volume 1. della vita di Hokusai e soprattutto della figlia, che era la sua assistente, che era molto dotata, faceva anche un po' in realtà quadri a nome di lui. È molto bello. E devo leggere, penso in questi giorni avrò il tempo, quello che è uscito, quel manga che è uscito per la Star Comics sul ciclo che ti viene a bussare ogni mese, che è tipo disegnata come un grosso coso che ti mena. Ah, Aspetta, sì, ho capito. Non so ti dico il se titolo fa preciso morire perché ridere. noi ce l'avevamo in inglese o in giapponese. In inglese. Aspetta, che ce l'ho qua. Si chiama Seiri-chan. Sairi-chan, la tua amica mensile. È della collana Wasabi di Star Comics. Non so se si è capito che leggo manga. Ah, bravo che l'hai trovato. Yeah, Eccola, no, sì, si perché vede. infatti Si è vede? molto importante che Sì. mostri la sua faccia perché Noi l'avamo preso anni fa, rappresentativa. Sì, in l'edizione quella inglese. inglese, ora è uscita in È Italia. bello, tutto un. E poi devo leggere ancora Celestia 2 che è uscito di Fior. Queste cose qui direi. Questi Buono. tre. Sì. Da ascoltare invece, Alessio. Ma allora, senti, mi sta piacendo un sacco un disco che è un po' vecchio. Che, anzi, lo cerco, ti faccio vedere, dei Run the Jewels, che sono un duo hip hop, però hanno fatto questo disco che è, scusate, lo pronuncerò probabilmente male, Mau the Jewels, che è lo stesso disco rifatto con il miagolio dei gatti. Aspetta, vi faccio vedere. Intanto Giulia Sagrama la saluta e chiede, ma Watchmen va bene per un bambino di 5 anni? No. Ok. No, ma non va, a volte non va bene nemmeno per uno di 55. Ok. Ah, ecco. Oh, attenzione, mi è venuta in mente una cosa. Una signora mi ha chiesto una volta un libro per suo nipote di 4, 6 anni, 4 anni. Io gli stavo prendendo un libro fra gli illustrati, Tipo la pimpa. cioè una cosa Sì. bella, cioè di solito cerchiamo sempre di spingere un po' verso l'alto. E Quindi lei mi ha no. detto no, perché lui è molto interessato di fisica nucleare. Ah, 4 anni. Comunque, disco che consiglio è questo. Mau the Jewels. Run the Jewels, che disco rifatto con il miagolio. Ok, cioè andremo ad Ok, ascoltare subito. sicuramente. Figo, Mau the Jewels. E quindi qualcosa da vedere, sceglietelo insieme. Per esempio, invece abbiamo visto la serie dei Watchmen. Sì, la serie TV Sì, un Watchmen. po' impegnativa, però molto bella. Sicuramente Alan Moore non gli è piaciuta, non gli va bene, ma questo. Qualunque cosa abbia fatto, non esista, che non gli va bene. Però sì, è una serie TV un po' pesante, post-Watchmen, ambientata, è un'ucronia, quindi cioè, ambientata più o meno ai nostri giorni, però una futuro, Un cioè futuro di un Watchmen, un presente, presente di Watchmen, sì, sì, esatto. E diciamo te invece cosa diresti, alternativo. Ale, da guardare? Che si è più guardato di Tutto recente? Mr. Bean, guardate Mr. Bean, guardate tutto, Sono straconsigliato, sei geniale, a rotta proprio. geniale. Il numero uno consigliatissimo. Approvo, approvo. E allora, Mr. Bean. andando in chiusura, Michele chiede, però Alessio potrebbe fare un video saluto agli amici. Quindi potremmo salutarci così. Possiamo fare un video saluto coi amici? Con i amici, Con i amici, anche. con i amici, con i amici, facciamo salutare Ma dai chiudiamo gatti. davvero, sta facendo i pisolini, però. Però possono salutare anche loro. Rollins, vuoi dire ciao? Eccolo. Ciao a tutti. E due. Tutti al sole. Tutti al sole, sono molto saggi i vostri gatti. Loro sono saggi, noi un po' meno, però. E allora,
Noi intanto che voi, ok, vi salutiamo dopo il saluto dei gatti, vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi, ricordiamo a tutti e a tutte le persone che ci seguono e che ci ascoltano che insomma, la fumetteria Belleville Comics è la fumetteria adottata da Irsi Edizioni oggi, quindi qualsiasi acquisto verrà fatto dal nostro sito, sarà come se voi lo compraste direttamente da loro, per cui appunto avranno garantita la normale percentuale che guadagnerebbero quando voi lo comprate direttamente nella loro fumetteria. Per chi non conoscesse questa realtà, andatevela subito a cercare sui social e se siete torinesi, appena Sarà decreti possibile. permettendo, andate là assolutamente a vedere fisicamente. Si trova in via Sacchi numero 44. 44. Intanto anche Valeria Righese saluta. Ciao. Vi salutiamo anche noi e ci Ciao. risentiamo presto. Buon weekend. Ciao. Ciao. Poi. Ciao. Allora, intanto noi andiamo a conclusione di questa diretta di oggi, diretta più breve, ma alla fine neanche Neanche poi poi così di tanto. tanto. Appunto, l'iniziativa ve l'abbiamo ricordata. Ringraziamo tutti coloro che sono rimasti collegati con noi fino adesso, che hanno commentato. Anche domani. Che domenica Sì. faremo una piccola diretta per parlare con chi appunto sarà adottato domani, che sarà Modo Info Shop Di Bologna, di esatto. Bologna. E niente, basta. Andiamo a Basta, buon mangiare sabato. anche noi. E mi Non raccomando, non lavorate. lavorate, cercate di fare il meno possibile. Ciao a tutti! Ciao!